Le dashcam hanno contribuito a cambiare il modo in cui guidiamo le nostre auto. Infatti, sia quando siamo al volante che dopo un incidente, è importante mantenere il controllo perché si potrebbe essere costantemente ripresi. Senza alcun'ombra di dubbio, queste telecamere sono utili per ricostruire vari incidenti che ogni giorno si verificano in strada, ma in alcuni casi riprendono cose davvero strane, addirittura incredibili. Come l'avvistamento di bestie leggendarie. L'ultimo filmato riguardante l'avvistamento di un Bigfoot arriva da una coppia residente in West Virginia che afferma di aver avuto 3 esperienze con la leggendaria bestia in una sola settimana. Ma cosa ancora più incredibile è che la moglie dice che in tutta la sua vita ha avvistato il Sasquatch per ben 10 volte. In questo video, invece, vedremo le riprese effettuate da un operaio petrolifero sicuro di aver filmato un vero Bigfoot con la sua dashcam. L'operaio era in macchina a circa 48 km ad est di Banff Park, in Alberta, in Canada, zona conosciuta dai criptozoologi che cercano il Bigfoot. Per chi non lo sapesse, si tratta di un'enorme scimmia antropomorfa, propria del folklore dei nativi americani, e negli anni molte prove sono state raccolte riguardando l'esistenza di tale creatura, dalle impronte di piedi a ciuffi di pelo, anche se in molti credono che tutto il materiale video, compresi molti filmati, siano dei falsi organizzati ad arte. Durante il loro viaggio verso Las Vegas, alcuni ragazzi si sono fermati in pieno deserto per riposarsi, lasciando accesa l'aria condizionata e reclinando i sedili. Al risveglio, una volta ripreso il viaggio, uno dei due decide di visionare se la dashcam avesse ripreso qualcosa. E con grande stupore, questo strano essere appare per pochi frame all'interno del loro video. In questo video, invece, possiamo osservare l'autista che cerca di controllare il camion poco prima di un incidente. Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere. I due ragazzi guidano il mezzo pesante lungo una strada molto ripida e sembra che i freni non vogliano funzionare e neanche il tentativo da parte dell'uomo al volante di ingranare la marcia più bassa per rallentare il motore sembra fallire. Così il passeggero tenta il tutto per tutto, lanciandosi fuori dal finestrino. Speriamo che entrambi siano ancora vivi e vegeti. Nel seguente video ci troviamo in Cina e questo tassista è stato sorpreso a dormire per più di un minuto mentre guidava in autostrada, finendo inesorabilmente fuori strada e svegliandosi solo a causa dell'urto con il guardrail. A causa dei turni di lavoro massacranti, tali incidenti si verificano davvero molto spesso e solo negli Stati Uniti più di 100.000 collisioni si verificano ogni anno a causa dei colpi di sonno. Il video di questa dashcam mostra invece un'auto volante che si schianta contro il secondo piano di un edificio e più precisamente irrompe nell'ufficio di un dentista. Questo straordinario incidente è avvenuto a San Ana, in California. Ci sono stati anche diversi feriti, non gravi fortunatamente. La polizia ha ricostruito l'incidente concludendo che la Nissan stava accelerando quando ha colpito una mediana centrale rialzata ed ha spiccato successivamente il volo. Ecco quindi cosa accade ad applicare nella vita reale quello che vedi nei film di Fast and Furious o in GTA. In questo video osserviamo un agente di polizia salvare dal soffocamento un bambino di appena 3 settimane. Il tutto avviene a Sterling Heights, in Michigan. La famiglia del bambino è visibilmente spaventata e non sa cosa fare. Per fortuna l'agente Cameron McCoskey dimostra di avere i nervi d'acciaio e non si lascia prendere dal panico, mentre culla con calma il neonato, mentre con l'altra mano esegue delle spinte all'indietro per liberare le vie respiratorie, riuscendo a far tossire il bambino che torna a respirare. Quest'ultimo è stato in seguito portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il poliziotto ha dichiarato che solo grazie al suo eccellente addestramento è riuscito a salvare quella giovane vita. Ora, non poteva mancare un video inquietante, che riguarda un bambino che vaga in autostrada. Ci troviamo in Australia, più precisamente nel Queensland. Qui, un uomo afferma di aver filmato un bambino misterioso, che vaga da solo sulla carreggiata a notte fonda. Secondo alcuni, si tratterebbe di un fantasma, che, secondo il folklore locale, sarebbe una ragazzina di nome Kelly, che perseguita gli automobilisti che riescono a vederla, e che riesca addirittura a prendere il controllo dei loro veicoli, causando spesso incidenti, più o meno gravi. In questo incredibile filmato si può vedere un piccolo aeroplano che tenta un atterraggio di emergenza lungo una strada trafficata. Le riprese provengono dalla dashcam dello sceriffo della contea di Clearwater, in Florida. Proprio in quel momento la polizia stava assistendo ad un altro incidente. Non c'è che dire, questi agenti erano al posto giusto nel momento giusto e fortunatamente il pilota ed il passeggero sono rimasti illesi durante la collisione e non ci sono stati altri feriti tra gli automobilisti. Che dire, complimenti al pilota e al suo atterraggio. Ora, non importa quanto tu sia un genitore attento e premuroso, tuo figlio troverà sempre un modo per sparire dalla tua vista. Dopotutto i bambini sono curiosi e vogliono conoscere ogni cosa.
Insomma, sono sempre pronti ad avventure emozionanti, non curanti dello stato di apprensione e agitazione che causano ai genitori. Chissà cosa sarebbe accaduto a questo giovanissimo ciclista se non fosse intervenuta questa coppia che, prontamente, si ferma in modo da bloccare il traffico e recuperare il bambino in piena sicurezza. Fortunatamente, con l'intervento della polizia, il bambino è stato identificato e riportato alla famiglia che ne aveva già denunciato la scomparsa. Ora andiamo a Mosca, in una normale strada cittadina, fermi al semaforo. Sembra tutto tranquillo. Fino a quando l'autocisterna arancione esplode, innaffiando copiosamente la tranquilla stradina con freschi liquami dall'odore nauseabondo. Un utente di Reddit ha suggerito che la causa dell'esplosione potrebbe essere causata dall'accumulo di gas metano prodotto dalle feci. Infatti, queste particolari cisterne sono dotate di una valvola di sfiato per il rilascio di piccole quantità di gas e, molto probabilmente, in questo caso, la valvola doveva essere guasta ed inoltre il materiale fecale corrode anche i bulloni, che devono essere cambiati ogni 5 anni. Morale della favola, una corretta manutenzione proviene fiumi di melma. Con questa dashcam stiamo facendo davvero il giro del mondo. Infatti ora andiamo in Sudafrica mentre veniamo caricati da un elefante dal peso di 5 tonnellate. In generale questi pachidermi non attaccano l'uomo o i veicoli, a patto di non sentirsi minacciati. Ma in questo caso l'autista si ferma a debita distanza, tanto da consentire l'attraversamento della strada degli animali con tutta tranquillità. Bisogna tenere presente però che periodicamente gli elefanti maschi vanno in estro ed i loro livelli di testosterone superano di 50 volte il normale. In questi casi particolari il loro comportamento è imprevedibile e la loro aggressività aumenta, finendo per attaccare ed eliminare anche gli esseri umani. Ci sono infatti stati svariati casi in cui elefanti indiani hanno letteralmente demolito piccoli villaggi, causando anche delle vittime. È sempre meglio non scherzare con questi veri e propri giganti. Ed ora, un altro video che coinvolge un piccolo aereo ed una strada cittadina. Questa volta ci troviamo a Toronto. Il velivolo alato evita miracolosamente l'auto articolato, per poi schiantarsi poco più avanti. Si può notare come l'ala sfiori l'asfalto. Anche in questo caso, il fortunato pilota ne è uscito illeso. Forse l'unica ferita è nel suo orgoglio. Mi auguro però che l'autista del camion abbia giocato alla lotteria per sfruttare al massimo questo giorno super fortunato. Di sicuro, il proprietario di questa dashcam non si sarebbe mai potuto aspettare di essere colpito da uno pneumatico volante. E questa volta non ci siamo neanche allontanati tanto, infatti siamo rimasti a Toronto. Lo pneumatico assassino disintegra il parabrezza della Toyota Corolla e dal rapporto dell'agente di polizia, il conducente ha riportato solo lievi escoriazioni dovute ai frammenti di vetro, mentre il veicolo è stato rimorchiato. Il conducente della Toyota non aveva potuto reagire diversamente, poiché il tutto è avvenuto davvero molto rapidamente. Il 15 febbraio del 2013, la meteora Chelyabinsk entra nell'atmosfera terrestre. Ci troviamo nella regione a sud degli Urali, in Russia. La meteora, brillante quanto il sole, ha un diametro compreso tra i 15 e i 18 metri ed una massa tra le 7.000 e 10.000 tonnellate. Viaggiava ad una velocità di 54.000 km orari. È stato possibile vedere il meteorite a centinaia di chilometri di distanza e alcuni testimoni affermano addirittura di aver percepito un tremendo calore al passaggio della palla di fuoco, la quale è poi esplosa, sprigionando una luce abbagliante che ha generato un'energia 30 volte maggiore di quella rilasciata dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima. L'esplosione, avvenuta ad un'altitudine compresa tra i 30 e i 50 km dal suolo, ha generato un'onda d'urto che ha frantumato i vetri delle finestre, causando anche migliaia di feriti, fortunatamente non gravi. Durante un violento temporale a San Diego, in California, un albero alto 16 metri si abbatte su un'auto che percorre l'autostrada. Questo è solo uno dei tanti incidenti simili che coinvolgono gli automobilisti durante le tempeste, che hanno abbattuto centinaia di alberi e distrutto anche cavi elettrici. Per fortuna, i conducenti dell'auto sono rimasti miracolosamente illesi. Nel seguente video, un'autopompa dei vigili del fuoco viene avvolta dalle fiamme. Ci troviamo in Australia nel 2020, nel periodo in cui svariati incendi boschivi hanno devastato la zona sudorientale del paese. In questo caso, un forte vento che soffiava ad oltre 80 km orari ha influito sulla direzione dell'incendio e l'ha alimentato, generando un vero e proprio inferno di proporzioni bibliche. Dal 1851, gli incendi boschivi in Australia hanno causato la morte di oltre 800 persone e quella di milioni di animali. La dashcam di un'auto di pattuglia nel Minnesota ha catturato il momento in cui un bambino di 8 anni guidava l'auto della mamma durante l'ora di punta.
Gli agenti avevano ricevuto numerose segnalazioni riguardo un automobilista spericolato che transitava sull'autostrada A36 ed un testimone ha addirittura detto che, quando ha sbirciato all'interno della Buick del 1992, al volante gli era sembrato di vedere un bambino e che sui sedili del passeggero ce n'erano altri due. Quando poi la polizia è riuscita a raggiungere e a fermare l'auto, con stupore ha constatato che al volante c'era effettivamente un bambino di 8 anni e i passeggeri erano i fratellini di 5 e 3 anni. Nell'ultimo video, due adorabili signore girano attorno ad un complesso di magazzini, prima di cadere in una rampa di carico. Il video è stato girato in Alabama ed anche se le donne sprofondano in un buco nero, non temere, sono sane e salve e giurano che la prossima volta faranno più attenzione. Buon per loro, ma anche per noi. Ebbene, queste erano le scene più assurde registrate dalle dashcam in giro per il mondo. Ce ne sono ancora tantissime altre e se vuoi che porti altri video simili, non dimenticare di commentare facendomi anche sapere quale video ti ha stupito di più. Lascia anche mi piace al video e io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un altro video. Ciao!